Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Blegit Tutorial. Oggi vi faccio vedere come trasformare il vostro JBrag Tethered di iOS 6 in JBrag Semi Tether. Allora, dunque, come prima cosa, oltre al JBrag Tethered, quindi oltre all'SSH, dovete anche aver installato manualmente Cydia, seguendo il video che ho fatto prima di questo. E appunto, però, noi sappiamo che comunque il JBrag per iOS 6 finora è solo di tipo Tethered. Quindi, se noi andassimo a spegnere completamente il nostro iDevice, poi per riaccenderlo abbiamo bisogno di co collegarlo al computer, altrimenti rimarrà bloccato sul logo della mela. È uscito il JBrag Semi Tethered, ossia, se noi spegniamo completamente il nostro device. Esso si riaccenderà senza l'ausilio del computer, quindi autonomamente, però le applicazioni di Cydia e alcune applicazioni come Safari o Mail non saranno disabilitate finché non si fa un boot Tethered dal computer. Quindi comunque una cosa piuttosto vantaggiosa. Per fare questo diciamo upgrade del JBrag dobbiamo aprire Cydia e aggiungere questa repo che è sempre di Big Boss. L'URL è thebigboss.org/semitether. Quindi voi fate modifica, aggiungi e qua scrivete thebigboss.org/semitether. Troverete il link in descrizione. Una volta aggiunta, andate su Semitether. Questa come vedete la scheda del pacchetto, vi volevo far vedere che cliccando qua su More Info, quindi More Information, troviamo un elenco delle cose che potremo fare con questo JBrag Semi-Tether, quindi leggetele. E quindi una volta, come dice qua, ci dice iOS 6 Critical Warning, però noi possiamo comunque installarlo, quindi andiamo qua, facciamo installa e facciamo conferma. Ricordo che io ora monto iOS 6 sotto JBrag Tethered e con Cydia installato. Riavviamo la Springboard. Ora sembra un reboot, ma in realtà è un respring. Aspettiamo un attimo. Ok, si è riavviato, quindi sblocchiamolo. E ora, come vediamo, troviamo Semitether. Come possiamo vedere, possiamo patchare Safari. E quindi qua ci dice status ok, reboot protected. Quindi se noi spegniamo il nostro, in questo caso iPod, ma va bene iPhone 4 o iPad 1. Lo riaccendiamo e ora vediamo se effettivamente questo semi-tether funziona. Come vedete, molto velocemente si è acceso, però se noi apriamo Cydia, come vedete, crasha. Però almeno possiamo usare alcune applicazioni come in musica, piuttosto che vediamo se funziona la patch di Safari. No, purtroppo non funziona. iMessage possiamo tranquillamente utilizzarlo. Mail non credo. No, sì, possiamo usare mail. Così come possiamo usare tutte le applicazioni dell'App Store, tipo proviamo ad aprire, non lo so, YouTube.
E come vediamo parte perfettamente, quindi comunque è comodo. Ora, se noi vogliamo ripristinare Cydia con tutti i suoi tweak piuttosto che Safari, dobbiamo fare comunque un boot tethered, però almeno abbiamo un jailbreak semi untethered. Quindi io spero che questo video vi sia stato utile, soprattutto che vi sia piaciuto. Io come sempre vi ricordo di iscriversi e di mettere mi piace ai miei video. Grazie dell'attenzione, alla prossima guida. Ciao!